Buonasera, bentrovati. Nuova puntata di A Tutto Campo con una stagione che si conferma per l'Arezzo quando un piccolo particolare deve andare in un verso o nell'altro. In questa stagione sembra volgere al negativo, magari l'anno scorso capitava al contrario, quest'anno anche la partita di Pontedera, forse una delle migliori trasferte dell'Arezzo, almeno in questa stagione, per spirito, anche per sacrificio, per tenuta del campo contro una squadra che comunque sta facendo molto bene, invece è una giornata che finisce con l'espulsione di Pissardo, la seconda tra l'altro in questo caso è un episodio veramente sfortunato, e poi anche un'occasione con l'uomo in più e nel finale il gol partita. Parleremo però anche ovviamente di tutto quello che ruota attorno all'Arezzo. Tra l'altro mercoledì si torna a giocare. Vista la situazione, credo che la Coppa Italia, visto che le distanze in campionato cominciano a essere importanti, l'Arezzo debba assolutamente sfruttare la carta della Coppa. Ne parleremo con Giorgio Ciofini, benvenuto e bentornato, e anche il mister Agostino Iacobelli. Allora, ripartiamo, buonasera, ripartiamo dalle immagini di Pontedera. L'Arezzo a Pontedera in un campo storicamente stregato, gli Amaranto non vincono qui dalla stagione 96-97, 4-4-2 confermato per Di Donato con Caso dall'inizio e là davanti Cutolo, Igori, Baldan, Borghini, coppia d'attacco. Proprio Caso va via molto bene, risaliti, Caso si avvicina al portiere Mazzini che chiude sul primo palo dopo un minuto, palla gol per l'Arezzo. Poi un lungo lancio di Ropolo, attenzione a Decenco, Borghini l'ha un po' perso, Decenco! Primo intervento di Pissardo, poi salva Corrado. Caso, l'apertura verso Luciani, osserva quello che accade in aria, parte il traversone di Luciani, non ci arriva Gori, ci arriva il portiere Mazzini. Poi c'è un lancio verso Semprini, Borghini, secondo l'arbitro Longo, c'è il fallo da parte del difensore. Un po' dubbia questa segnalazione. C'è il calcio di punizione battuto da Mannini. Serena tocca di quel tanto. La palla finisce in rete. Primo gol in campionato per Serena. E dopo 28 minuti, 29 anzi, il Pontedera trova il vantaggio. Solito gol di testa preso dall'Arezzo. Tra Corrado e Borghini c'è Serena che trova in un'area affollatissima il gol. Prova a rispondere l'Arezzo. Luciani, azione quasi fotocopia quella di prima. Il cross, stavolta Gori! Riesce a toccare. L'Arezzo pareggia al 37esimo. È il primo gol in trasferta per Gori. In totale sono 4. È un giocatore dal grandissimo senso del gol. Gori meriterebbe più palloni, meriterebbe davvero più rifornimenti. È lui che poi carica la squadra portando il pallone a centrocampo. Gran bel traversone qui. E Gori che brucia, in questo caso ben assai, la palla in rete. Retropassaggio verso Pissardo che scivola e poi tocca per anticipare Semprini. È un tocco fatale. L'arbitro Longo non può che estrarre il cartellino rosso e c'è una tegola abbastanza grossa per l'Arezzo al 42esimo. Rivediamo, qui scivola, il campo è molto pesante, è piovuto tantissimo, poi tocca. E dunque l'Arezzo fa entrare Daga, conclusione di Caponi. Daga che è entrato al posto di Belloni, esterno della rete per Caponi. Siamo nel secondo tempo, l'Arezzo in 10 che prova lo stesso, Arezzo che cerca di non perdere di vista chiaramente la prestazione, l'unità, Mannini, conclusione facile per Mazzini. Pontedera che chiaramente con l'uomo in più cerca di trovare il successo, Mannini lo stop e poi l'acrobazia con la palla larga. Cutolò. Luciani, Arezzo che non disdegna comunque di attaccare. Luciani, un altro traversone verso Gori, attenzione. C'è un abbraccio di risaliti che lo manda a quel paese. Poi la palla arriva in occhio da Mazzini. Rivediamo qui. Luciani, traversone. Il contatto con Gori in panchina. Protesta Sereni. L'arbitro Longo vuole vedere il suo numero. C'è un cartellino in arrivo per Sereni. Un rosso. E dunque l'Arezzo perde anche Sereni che era in panchina. Arezzo che però ha un buono spirito a Pontedera. Ci prova ancora con Cutolo. Non trattiene Mazzini. Gori, Mazzini, travolto. Poi di tacco Caso. Il salvataggio davanti alla porta del Pontedera che insiste. Pallone verso Mannini, lo rimette in mezzo. La parata di Daga su Calcagni, entrato nella ripresa. Mannini sterza su Cutolo, traversone di sinistro, Decenco al volo. 2-1 Pontedera all'86esimo. Decenco il quinto gol in campionato. Mannini su Cutolo, traversone qui. Borghini bruciato.
dall'intervento volante da parte di De Cenco, e questo il gol che regala la vittoria al Pontedera. Nell'Arezzo sono entrati Rolando e poi nel finale anche Piu. Luciani continua a protestare con l'arbitro, non serve a niente, la vittoria va al Pontedera. Agostino, era una gara difficile, la si temeva, perché comunque il Pontedera, a parte che non perdeva in casa ad aprile, poi è una delle bestie nere dell'Arezzo, credo una sola vittoria dell'Arezzo nelle ultime 18 partite, l'ultima vittoria era nella stagione 96-97, e addirittura anche in Serie D, ricorderete che passò avanti e vinse il campionato il Pontedera, e quindi insomma c'erano tante incognite. L'Arezzo ha fatto molto bene, l'ha riconosciuto anche l'allenatore Maraia, che dopo sentiremo, quindi è vero che si è senza punti ancora una volta, però si può ripartire da questo secondo te? Secondo me sì, anche perché la squadra ha dimostrato di star bene sia fisicamente, perché secondo me ha giocato quasi, cioè, ha giocato in 10 e poi ha creato tanto il primo tempo, meritava anche di andare in vantaggio. Loro sono una squadra tosta, una squadra che sfrutta molto le palle inattive, infatti due gol, se vediamo, anche se il secondo è venuto dopo un po', però è andata sempre da una palla inattiva. L'Arezzo bene, molto bene, primo tempo soprattutto, ha creato, ha pareggiato con un gran gol di Gabriele Gori, quindi è una squadra che sta bene. Purtroppo, come dicevi te, l'anno scorso andava tutto per il verso giusto, quest'anno pur facendo delle prestazioni molto importanti non si riesce a far punti, però secondo me per adesso, per adesso non bisogna guardare troppo la classifica, anche se purtroppo non è che sorride molto, però alla lunga chi gioca bene, chi ha un'organizzazione, i punti li fa. Senti, il mister che è passato dal 4-2-4, poi aveva cambiato modulo passando al 3-5-2, adesso sembra essersi stabilizzato sul 4-4-2, modulo che permette di far giocare Caso, che è un giocatore che comunque può essere molto utile in questa situazione, no? Sì, secondo me l'allenatore deve sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Questa è una squadra che secondo me con la difesa 5 faceva molta fatica, perché non riusciva, non aveva gente di gamba, soprattutto nei quinti. Quindi ha capito che per fare questo tipo di gioco devi sfruttare le caratteristiche dei giocatori. E per fare il 4-2-4 come lo fa lui, c'ha i giocatori adatti, perché ha a Caso, Belloni, a Cutolo, a Gabriele Gori, che è un giocatore davanti molto importante. Certamente i due mediani sono quelli che fanno un po' più fatica, perché se i due esterni di attacco non rientrano un po' a dare aiuto, soprattutto centralmente, si fa un po' fatica, però le caratteristiche di questa squadra sono queste. Allora, abbiamo visto la punizione che secondo me non c'era, da cui è partito il gol qui di Serena. Giorgio, possiamo, magari forse adesso ce la faranno anche rivedere, qui c'è da dire due cose e su questo poi si soffermerà anche Di Donato, a parte ecco, l'episodio che Borghini qui c'era il nostro primo giocatore che sì, non mi sembra calcio di punizione, poi da qui a prendere gol ovviamente ce ne passa, questa costante però, Giorgio, queste disattenzioni ancora una volta con la difesa qui, non solo i difensori ma anche i centrocampisti tutti schierati, qui è Serena, primo gol in campionato, che si mette tra Borghini e Corrado e riesce a prenderla lui. Sì, ne abbiamo prese tante di questi gol, quindi c'è qualcosa che non funziona, del resto la coppia centrale l'ha fatta ruotare spesso Di Donato senza mai trovare la quadra. Sicuramente secondo me tra tutte le partenze quella di Pelagatti forse è stata la più importante, ma questo è un inciso che ci fa guardare indietro. Sì, diciamo che il reparto difensivo non è affidabilissimo, diciamo anche che io sono d'accordo ovviamente con quanto ha detto Agostino fino ad ora, condivido, questa è una squadra nata per giocare con il 4-4-2 o 4-2-4, visto che gli esterni sono molto offensivi. E il modulo che fa meglio, anche perché oltre a quello che ha detto che gli mancano gli esterni di gamba, manca anche un regista davanti alla difesa in grado di di giocare con i tre, no? E quindi secondo me va bene tutto, e va bene anche il fatto che questo Arezzo gioca bene e purtroppo perde, non è la prima volta, questo io l'ho detto altre volte, mi sembra che questa sia un'annata male, perché sono troppi a questo punto gli episodi a cui Arezzo ha detto male. Questo un pochino mi inquieta, perché ci sono annate che nascono così.
Però ecco, per valori e anche per condizioni, io credo che sono d'accordo con Jacobelli, quello, nonostante la sconfitta, questo Arezzo è sulla strada giusta e addirittura, ora dobbiamo può puntare addirittura alla Coppa Italia, no? che comincerà proprio, che per noi nella terza serie prossimo mercoledì, a Siena, guarda caso. E poi perché no? Perché questa è una squadra che secondo me ha dei valori più importanti di quello che dice l'attuale classifica. E forse paradossalmente più adatta magari, ecco, a una competizione come la Coppa, ma non tanto per il valore della Coppa quanto perché la Coppa Italia dà dei vantaggi. Purtroppo molte società e molte squadre in questi anni non l'hanno capito, no? Perché alla fine, soprattutto quelle che sono un po' in difficoltà, ti fa saltare, e se punti veramente playoff, ti fa saltare diversi turni, quindi ti ritrovi nella parte finale dei playoff saltando delle partite che spesso vediamo che non sono facili per niente, no? Se guardi la classifica attuale, sicuramente Fabio forse è più facile passare per la Coppa che rimontare, però insomma, voglio dire, perché devi rimontare non fino alla decima posizione, no, certo. Insomma, no, voglio, perché a quel punto sarebbe troppo difficile, dovresti fare una classifica troppo alta per l'attuale situazione, quindi credo che la Coppa possa diventare un obiettivo per l'Arezzo, come no. Ci fermiamo, poi ovviamente rivisitiamo anche i due episodi, l'espulsione di Pissardo e poi il rigore che ha chiesto l'Arezzo nel secondo tempo, che ha fatto parecchio arrabbiare Di Donato e la panchina, anche Serini che è stato espulso. A tra poco. Eccoci tornati, allora stiamo parlando della partita di ieri, possiamo anche rivedere io partirei dal gol dell'Arezzo di Gori, tra l'altro il primo gol di Gori in trasferta che finora va sempre segnato al Comunale. Mi immagino un Gori che con la squadra dell'anno scorso, no? Che poteva fare anche meglio di Brunori forse, no Agostino? Ma Brunori ha fatto bene, però io Gabriele lo conosco bene. Gabriele è un attaccante vero, è un cane da tartufo, la sente proprio, la porta, lui vive per il gol. Forse non partecipa molto alla manovra, però nell'area piccola e nell'area... Poi qui è lui che porta il pallone, visto? Ma perché lui ha una mentalità, pur essendo un 99, ha una mentalità incredibile, lui vuole vincere. Questo è un bel gol. Sì, ma è un gran bel gol. Comunque hanno caratteristiche, come diceva giustamente Agostino, molto diverse Brunori e Gori. Magari aveva avuto l'anno scorso, l'aveva anche cercato tra l'altro, ma l'anno scorso c'è una squadra di Serie B e è andato in Serie B. Ecco, però non è l'attaccante che fa salire la squadra come era Brunori, il combattente. Lui però è sotto porta, è micidiale. No, e poi di testa è fortissimo. Guarda che ha avuto una deviazione, qui ha fatto un gol, secondo me è proprio un colpo di forza è andato su. Guardi poi la mentalità, mentalità. Prende la palla. È l'1-1, lui va a pigliare la palla per vincere. Lui è contentissimo di stare qua, ci ho parlato... Anzi, forse mi ha detto anche l'anno scorso, se pigliavo questa decisione qui l'anno scorso forse era anche meglio, però sai, volevo la B e infatti... Forse poteva essere in B con l'Arezzo quest'anno, se l'aveva preso. Perché noi è mancato un attaccante nei giorni di ritorno e lui aveva cercato, aveva preso Butic, non ha mai giocato. È vero, vero, vero. E fosse venuto Gori, no, sarebbe stato... Lui ora è contento, anzi, forse ci ha avuto anche dei rimpianti perché tra Foggia e Livorno avrà giocato... 600 minuti, sì, 500 minuti, quindi qui sicuramente faceva meglio e può darsi, purtroppo non puoi dirlo il se, ma però può darsi che adesso faceva ancora meglio di quello che ha fatto l'anno scorso. Poi Agostino, guarda, storicamente Arezzo è una città che per i centravanti è eccezionale, qui diciamo da Graziani in poi sono fioriti Abruscato, centravanti. Vabbè, Abruscato è l'ultimo, poi c'è stato prima di Bazzani. Ah, Bazzani è un grande centravanti e prima di Bazzani Pilleddu. C'è stato Pilleddu, ma lo stesso Battistini si è messo qui a fare tanti gol in Serie D. No, voglio dire, sono stati qui ad Arezzo le punte, è terreno, cioè c'è l'aria buona per le punte. Vediamo anche appunto l'episodio sfortunato di Pissardo, che su un tocco di un compagno scivola, il terreno era pesantissimo, anche i tifosi dell'Arezzo sono entrati praticamente all'inizio del secondo tempo perché c'era traffico, era piovuto tantissimo. Qui rivediamo ancora il traversone di Luciani, ieri sicuramente meglio anche Luciani, abbiamo rivisto il Luciani, insomma quello migliore con questi bei cross, eccolo qua. Pissardo che scivola, Semprini che cerca di superarlo e distinto probabilmente Pissardo ferma la palla
la respinge fuori dall'area e quindi è veramente sfortunato. No? No, ecco, questo è proprio il sintomo dell'annata. Sì, è vero. Dai, cioè, come si fa una partita che veramente l'Arezzo stava controllando completamente, poteva forse avere... Ma io non credo, molte volte si dice l'episodio, però vedi, questo è veramente un episodio che ti condiziona. Perché poi, al di là di quello, quando la piglia l'avversario, non è che gliela dai in faccia, perché può capitare che la pigli in faccia. Sì. Lui istintivamente poi giocare in 10, a parte l'Arezzo anche secondo me, pur essendo in 10, ha fatto bene, è stato bene in campo. Controllato a me bene. Di Donato piace molto, io ho visto anche lavorare, mi piace. Ah, sottoscrivo, tra l'altro io lo condivido, cioè, per me è anche un uomo in gamba, io lo apprezzo anche come persona. E come tecnico condivido molto delle sue idee. Io dico che quest'anno ha avuto tanta sfortuna, a parte che insomma la sfortuna alla fine dovrebbe passare, no? Perché poi si dice gira, speriamo, perché se siamo molto in credito, cioè l'episodio, l'ultimo episodio secondo me è stato quasi laconico, insomma, disarmante, insomma, c'è una scivolata così. Sì, ma un altro episodio strano, vedi, è anche l'occasione che ha avuto caso di tacco, se lui si accorge che sì. Che è da solo, invece di fare il tacco si gira, l'appoggia, sì. Mette. Però sai, come dicevi, si parlava anche con lui, Beppe non è un bomber, è il contrario di Gori, forse avrà più occasioni, però la porta non è che la sente tanto, è un giocatore che tipo ti cambia le partite perché c'ha lo scatto, c'ha super gol. Fa fare i gol, sì, ecco, uno che li fa Beppe fare. È più uno che ti li fa fare, però è un giocatore che ha tanta qualità, eh. Vediamo allora l'episodio anche del che ha fatto arrabbiare l'Arezzo, poi Di Donato a fine partita parla di due calci di rigore, evidentemente ne ha contato anche un altro, però sicuramente quello che ha fatto più discutere è quello che stiamo per rivedere, c'è il contatto tra Risaliti e Gori, qui c'è sempre Luciani, altro traversone, contatto Risaliti-Gori, qui è difficile valutare... c'è un abbraccio, diciamo, Gori poi va giù. Mi sembra che un braccio lo porti, lo tiri, però siamo troppo lontani. Ci può stare comunque. Ci può stare il rigore? Sì, secondo me sì. Anche secondo me, oltretutto Agostino oggi vedo dare dei rigori davvero assurdi. Insomma, io francamente... Se mettessero il lavar in Lega Pro ci sarebbe recupero di 80 minuti. Esatto, cioè, proprio questo... Questa VAR veramente le combina di tutti i colori. Sì, più che altro perché è poco chiaro, come al solito, come sempre in Italia. No, guarda, io il protocollo, il rigore. Di calcio. Parliamo di calcio. Il rigore che non ha contro la Juve, cioè tu dai quello di Caleon perché fa un attimo e poi non dai, che poi la domenica prima a Lecce gliel'ha dato un sì, uguale, identico. Quindi sì, le regole, ha ragione Ancelotti, se... Bisogna essere chiari, sennò ognuno fa come gli pare. Ma no, ma poi il gioco del calcio, non a me piace il calcio all'inglese. Cioè, non puoi a centrocampo fanno gli interventi a mano armata e fanno correre tutto. Tutto, se te vedi io qualche volta mi incazzo, perché fanno dei falli assurdi e via. Allora Giorgio, se io dovessi giocare in queste annate qui, faccio una partita sì e tre no, una sì perché... Ma esatto, più che altro, dopo entrano in area di rigore, li sfiorano, quelli si buttano, rigore. No, non è possibile, no. è anche prendere in giro questo, cioè perché il gioco deve tutelare chi non si butta, deve tutelare, cioè quelli andrebbero ammoniti, ma... Io non capisco. No, a me sai cosa dà fastidio questo doppio, cioè nel senso che si tollera magari le entratacce, eccetera, e poi c'è questa tolleranza zero che abbiamo visto anche con Sereni o con gli allenatori, cioè non passa partita che non viene espulso, o quasi questo fatto che adesso possono andare lì e mettersi in mostra un po', no? Fare la passerella col rosso all'allenatore. E io il calcio credo che sia anche passione, cioè è bello perché c'è l'allenatore che va un po' fuori, guarda, no? Non è possibile che ogni partita finisca così. Sono cose che chi ama il calcio quelli che non, e chi capisce un po' di calcio non può accettare. A me io veramente, se guardo due squadre che non mi interessano, però se ve lo date un rigore assegnato così, sono portato a capire i tifosi dell'altra fase, commettono anche qualche sciocchezza, perché non si può, non si può. Fanno delle cose assurde, sono lì con sette telecamere, alle volte non intervengono, ma che ce l'hanno a fare sette telecamere? Ma io capisco che l'arbitro in un attimo può sbagliare, io lo comprendo, io lo giustificavo l'arbitro che sbagliava, ma non posso assolutamente pensare che sette arbitri che sono lì in 4-5, sette telecamere, non intervengano per vedere quando si verificano certe assurdità. Sono d'accordo. È così.
Sentiamo Di Donato e anche Maraia, che insomma molto sportivamente ha messo la superiorità dell'Arezzo soprattutto nel primo tempo. Vediamo. Non si è vista questa differenza di classifica, purtroppo abbiamo fatto tutto noi, un po' per nostra negligenza, per nostra non attenzione, un po' anche per l'arbitro che sul primo prima punizione, forse non era fallo, ci abbiamo preso gol. I due rigori su Gori li devi dare perché adesso basta, perché li devi dare. E poi non puoi prendere gol a 4 minuti alla fine facendo calciare da solo De Cenco. Lì siamo stati proprio di un'ingenuità clamorosa, dove dobbiamo lavorare molto su quella cosa lì, perché butti via una prestazione importante dove avevamo preparato bene la partita, l'avevamo giocata bene, specialmente il primo tempo, dove c'è stata solo una squadra in campo, e quindi tornare a casa a mani vuote fa veramente arrabbiare. E poi quell'espulsione non va bene, è tutto noi, e fa tutto noi. Tra l'altro, tornando sui gol, sono non simili, però non è la prima volta, insomma, difesa schierata, questi palloni alti, nonostante la statura di alcuni difensori. No, no, infatti, come mai? Quello che dico io, vuol dire che non siamo attenti, vuol dire che non percepiamo il pericolo. La differenza tra il Ponte e noi è che a Gori lo prendono, lo buttano giù, poi se c'è rigore o meno non si sa, a noi li facciamo calciare da soli dentro l'aria. E non deve accadere, non deve accadere. Purtroppo è una prassi che si sta ripetendo troppo spesso, e questo ci preclude poi i risultati. Un Arezzo che tra l'altro aveva iniziato bene la partita, sinceramente ne parlavamo anche con altri colleghi, avevamo visto un buon atteggiamento subito fin dalle prime battute, e poi questa battuta d'arresto, adesso come si riparte? Perché anche a livello psicologico deve essere una bella botta. No, ma si riparte consapevoli che dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo giocare, è normale che dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere più cattivi. A volte ci manca quella cattiveria che ci permette di fare il risultato, perché la prestazione è stata importante. Venire a giocare qui a Pontedera, dove tutti dicevano che non perdeva ad aprile, fare solo tu la partita, perché Pontedera non si è visto, vuol dire che hai fatto una prestazione importante. Loro sono stati più bravi, due occasioni, hanno sfruttato tutte e due le occasioni. Sì, chiaro, se guardiamo... Conta chi fa gol, come sempre, però nella partita l'Arezzo ha fatto meglio di noi, ha fatto la prima mezz'ora dove credo abbia dominato la partita, noi loro molto più attenti, molto più reattivi, noi eravamo un pochettino meno, e la prima mezz'ora loro sono stati veramente bravi, ma non mi hanno stupito perché giocando anche in quel modulo come hanno giocato oggi, hanno le caratteristiche giuste, importanti per mettere in difficoltà qualunque squadra, quindi a noi per circa mezz'ora, perché poi dopo il finale di partita, insieme diciamo anche l'espulsione, anche se l'espulsione è venuta un pochettino dopo, già le cose erano leggermente cambiate, ed è chiaro che poi l'espulsione ha un po' cambiato l'andamento della partita nel secondo tempo, ovviamente, però nella prima mezz'ora l'Arezzo ci è stato superiore, e bisogna dirlo, perché ha fatto bene con qualità, e noi siamo stati bravi a tenere, ecco, perché ecco, la qualità della squadra nella partita oggi è stato quello di mantenere una situazione di difficoltà, perché la squadra era in difficoltà, e la squadra è stata brava a capire che in quel momento bisognava difendersi bene, meglio possibile, perché l'avversario stava facendo meglio di noi, non c'è altro da dire. È chiaro, l'espulsione ha cambiato poi il volto del secondo tempo, dove chiaro abbiamo avuto più iniziativa noi, con diverse occasioni, qualche ripartenza pericolosa anche dell'Arezzo c'è stata, e quindi bisogna prenderci questa vittoria come abbiamo preso il punto di domenica, dove forse meritavamo anche qualcosa di più. Oggi l'Arezzo secondo me non meritava di perdere, però come dico sempre, bisogna accettare il risultato del campo. Noi siamo contenti stasera di questa vittoria, bisogna far meglio, però fare anche complimenti agli avversari, perché ci sono sempre anche gli avversari che sono bravi, che sono motivati, che hanno voglia di dimostrare di essere squadre importanti, come del resto lo è l'Arezzo, perciò bisogna anche fare complimenti all'avversario ed essere contenti noi, perché anche poi nel secondo tempo riuscire con calma a trovare lo spazio giusto, la soluzione giusta,
quella squadra insomma alla fine ci è riuscita, insomma siamo molto contenti, un'altra prova importante dei ragazzi, con sofferenza, sono tempo decisamente meglio, sono tre punti molto molto importanti. Eccoci tornati, allora abbiamo sentito prima i due allenatori, Di Donato che in questa intervista si coglie l'amarezza, no? Perché dice tante cose apparentemente che possono essere anche in contraddizione, no? Perché da una parte dice abbiamo fatto tutto noi, poi dice che abbiamo fatto una grande partita, poi dei due rigori, poi dice no, così siamo disattenti, troppe disattenzioni, questa cosa deve finire, perché ha detto no, vuol dire che tu quando marchi in quel modo o non marchi c'è qualcosa che non va, anche perché è una cosa... Ma lui sa di aver fatto, la squadra ha fatto una gran prestazione, poi è sempre un allenatore, sì. Quindi deve dare dei giudizi positivi, però se hai preso altri due gol e l'hai persa, alla fine purtroppo il calcio è brutto per quello, che noi siamo qui adesso a dire l'Arezzo giustamente ha fatto una grande prestazione, alla lunga verrà fuori, però oggi lunedì 4 novembre hai perso un'altra partita, sì. Quindi lui deve anche... Perché anche il secondo gol, non so se ce lo possono fare. Io ti dico la mia, tutti fanno questa zona, questa linea, sì. Però se uno fa quella roba lì, alla fine non marchi, perché tu alla fine non marchi nessuno, perché se uno si mette, ti piglia in controtempo, in mezzo a due giocatori, tu parti da fermo, se uno parte col terzo tempo non lo pigli mai, io la faccio anch'io, non è quella, però io, secondo me bisogna abbassarsi molto prima che parte la palla, che tu ti abbassi nel momento in cui uno calcia, se uno ti piglia il tempo col terzo tempo ti fa sempre gol, perché tu parti da fermo e chi viene da lontano parte col terzo tempo. Se guardi anche il gol che ha preso l'Arezzo, ora lo fanno tutti, è una moda, sai, fra 2-3 anni gli torneranno tutti a marcare a uomo, vedrai, perché si piglia sempre gol alla fine. Sì, alla fine è quasi matematica quello, sì, prendi. È, sì, è così, ma io mi chiedo anche perché non nasce più un difensore in Italia, forse anche perché fanno tutti la zona, non lo so, oggi non abbiamo più un difensore a livello della nazionale, è difficile, sì, trovare difensori bravi in Italia, forse anche per questo. Comunque, ovviamente, dal tecnico ha spiegato molto bene. No, quindi molte volte lo fai anche perché togli responsabilità al giocatore, perché se io dico tu marca quello, se fa gol quello è colpa tua, colpa. Certo. Invece facendo la zona, la colpa non è di nessuno, perché mister, ma io quello dietro, quello avanti, sì. Capito? O comunque te ci vuole un giocatore di molta personalità che guida, sì, la difesa, allora lo puoi fare. Sì. Perché quello distribuisce, ecco perché ho detto Pelagatti, per me ci sente molto l'assenza, come no, forse l'assenza come molto no, importante in questa, perché manca uno così, è vero, poi molte volte la fanno anche perché avendo questa linea tu il portiere ha tutta l'area libera. Qui, però ora come ora i portieri in Italia non escono, sono non è che l'uscita non è che sia no, molto frequente, non escono. Purtroppo non escono molto anche loro, prima di pigliare godice, a me importa. Senti, Agostino, i difensori dell'Arezzo, perché l'Arezzo è ritornato anche sul mercato quello degli svincolati, no? Con Ceccarelli, che forse si deve anche lui giustamente inserire, non ha dato quelle garanzie, almeno per quello che abbiamo visto in queste partite, tanto che poi adesso si è ritornati di nuovo con rientro di Borghini, che la settimana scorsa aveva fatto bene, ieri qualche sbavatura insomma c'è stata, Baldan ai tifosi non piace per niente, perché comunque l'hanno un po' messo nel mirino dall'inizio, e quindi ti chiedo se è un problema appunto di disattenzione o col fatto che poi Burzigotti a Arezzo manca molto anche lui con la sua esperienza, a proposito di esperienza, e comunque non c'è. Quindi, ma sai, il difensore deve essere per forza attento, perché dopo di te non c'è nulla, quindi se non sei uno che vive, che sei attento... Cioè questi gol con la difesa piazzata, perché anche il gol preso dalla Provercelli, sì, con ma... l'Arezzo, con l'uomo in più, cross da destra, cioè ci sono tre dell'Arezzo e la prende quello della Provercelli. Ma diceva bene anche Giorgio, cioè molte volte il giocatore pensa che marcare a zona significa non marcare, invece non è vero, perché tu nella tua zona devi marcare a uomo, perché se io in area c'ho un solo avversario e guardo solo la palla e non guardo l'uomo, piglio gol. Ah, certo. Quindi è una questione molto di testa e di attenzione. Quindi... Anche il gol preso a Siena al 96esimo, Stidham, cross al volo da destra, uguale. I guidoni anticipa. Quello lì, anche perché quello. Molte volte pensano solo a guardare la palla e non pensano all'uomo, ma quel cross lì che mi fa gol è l'uomo che sta in area, non è? Perché se guardo la palla ma ti guarda soprattutto l'uomo. Sì, non la piglia lui, non la piglio io.
È anche, diciamo così, modo di capirsi tra i due centrali, insomma, che devono essere sempre collegati tra di loro. Sì, insomma, sì. Uno torna, uno va indietro, uno sì, copertura, uno copre, uno marca. Sì. E questo forse manca, ma anche perché Baldan e Borghini sono due abituati a stare entrambi davanti a marcare l'uomo. Però quello si vede in situazioni da palle inattive, molte volte le palle inattive. Tu fai sta linea, ognuno ha la copertura della sua propria zona, quindi non è facile. Però sì. Poi vieni anche da un'annata con Pelagatti e Pinto, che l'anno scorso sono stati due giocatori che hanno fatto un campionato bellissimo. Super. Super. Tanto che la Rizzo aveva provato a riprendere Pinto, no? Sì, aveva provato e non c'è riuscito. Comunque credo che è difficile, insomma, perché ogni annata nasce in un certo modo. L'anno scorso andammo a Lucca e vincemmo all'ultimo minuto. Come no? Ma sì, e ma quello... poi dopo quello ti sblocca, ti fa. Cioè, quest'anno secondo me siamo un po' perseguitati. Insomma, se io penso all'arbitraggio di Pergo Crema, veramente è una cosa assurda. Comunque insomma. Di Giorgio deve. Secondo me l'intelligenza della società deve sapere che la squadra è buona. Che c'ha un buon allenatore, non devono perdere la testa, perché sì. Nel calcio se uno perde la testa dopo ti trovi in un vortice. Ecco, ma ti posso chiedere quanto è buona, perché anche qui, no, sai, molti tifosi dicono sono partiti dei giocatori che ovviamente non sono stati al momento per il valore che hanno espresso fin qui. Ma le stesse cose, guarda Fabio, si diceva all'inizio del scorso sì. Dell'anno scorso. Brunori viene dalla Serie D, sì. Viene da. Però poi ha fatto vedere dopo poco. L'ha fatto vedere. Pinto veniva dalla. Qui ancora dobbiamo vedere. Pinto, ma vabbè, non è che il giorno dopo Brunori sì. Ha fatto vedere o Pinto ha fatto vedere. Ci Pinto, vuole tempo. Secondo me ora bisogna stare tranquilli perché non bisogna perdere la testa. Poi è normale che se a dicembre arrivi che sei ancora lì, poi lì bisogna pigliare anche. Una sterzata. Sì. No, sentiamo Cutolo, poi ritorniamo subito. Primo gol su palla inattiva, una pecca che comunque ci stiamo portando da un po' di tempo, però sinceramente voglio anche rivederla poi se è punizione, ma non è quello, cioè un alibi questo, ecco, sicuramente bisogna fare più, dobbiamo fare più attenzione in quelle situazioni e poi è normale che dopo siamo stati anche bravi a rimetterla in gioco, poi è normale che dopo si fa fatica perché se resti in 10 uomini per più di 50 e passa minuti, qui a Pontedera diventa dura. Un po' il campo che era tabù, un po' per le difficoltà anche di giocare sul sintetico, insomma, però l'Arezzo almeno nel primo tempo aveva fatto la sua partita, anzi sembrava potesse meritare anche qualcosina in più. Sì, ma io sinceramente anche nel secondo tempo in inferiorità numerica penso che non abbiamo mai smesso di provare a vincere la partita, abbiamo avuto sempre un atteggiamento positivo. Abbiamo cercato di sfruttare anche una minima occasione e lì bisogna essere più bravi e più cinici quando quelle poche palle, anche se oggi ne sono capitate abbastanza. Soprattutto nel finale con quella doppia occasione. Quindi bisogna diventare grandi e essere maturi per sfruttare quelle occasioni, perché a Pontedera non è facile, però ecco, io penso che noi oggi, nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo fatto la nostra partita. Questo è il rammarico, è proprio questo, che torni a casa con 0 punti e non è che ci faccia piacere. Senti, tra l'altro si interrompe la serie utile, no? Questo contro il Pontedera, soprattutto insomma è una settimana del Tour de Force, mercoledì c'è la Coppa e poi domenica c'è la sfida con l'Olbia, che guardando la classifica diventa uno scontro diretto. Assolutamente sì, sono d'accordo. Adesso dobbiamo pensare una per volta. Mercoledì è la Coppa, ma è un derby, è il nostro derby, quindi sicuramente si andrà per cercare di passare il turno. E domenica ci aspetta uno scontro diretto, perché la classifica dice questo, bisogna essere umili e accettare la realtà di questo momento. E noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per cercare di superare questo momento, fra virgolette, perché comunque venivamo da 4 risultati utili consecutivi, quindi però è ora di invertire la rotta, ecco. Cutolo, allora abbiamo sentito che insomma, hai rivisitato anche alcuni episodi, dicevi no durante l'intervista. Dico no, per tornare a quello che dicevamo prima, una coppia come Cutolo e Gori, tra l'altro a me piace anche Khedira, altre caratteristiche, sì. Un ragazzo secondo me che dà il suo contributo sempre in campo,
per me va bene, cioè è una coppia che hanno pochissime, credo, società in Serie C, quindi che questa squadra, poi se penso agli esterni, Belloni, Caso, lo stesso Rolando, ma insomma più, non penso che questa sia una squadra che sia scarsa, sicuramente mancano alcune cose, invece, manca sicuramente qualcosa a centrocampo, no? Voglio dire, quei due mediani lì devono farsi e devono essere forse anche fisicamente più forti, e quindi qualcosa lì sicuramente manca se vuoi attuare questo modulo. Sugli esterni Luciani è stato infortunato spesso, Corrado ancora deve trovare, diciamo, ambientamento con il mondo professionistico, viene dalla primavera e non è facile subito. E quindi alcuni problemi li abbiamo avuti e ce li abbiamo, però questa secondo me è una squadra che potenzialmente è in grado di fare molto meglio. Poi sai, non è detto che le annate quando nascono male è difficile da drizzare. Mi parlano bene, anche se ancora non abbiamo avuto modo di vederlo, cioè Raya, mi dicono bene di questo Raya, e che ancora però non abbiamo avuto il piacere di vedere, no? Nel senso, anche lui dovrebbe far parte, insomma, della squadra. È un ragazzo del 2000 che ho visto sempre giocato nell'Albissola, appunto, sia quando ha vinto il campionato che in Serie C. Arezzo mai giocato. Visto, non è che navighiamo nell'oro, cioè, possiamo vederlo? E anche perché, ce lo fanno vedere. E anche perché Tassi è più un regista che un mediano. Non è il suo ruolo anche quello. No, capisco poco questo. Ecco, questo fatto di qualche giocatore fuori ruolo, inizialmente per emergenza, poi questa cosa ogni tanto continua, no? Di vedere qualche, anche lo stesso Belloni, Rolando, in posizioni, no? Sì, io sono le loro. Molto critico su Belloni terzino destro, perché a sinistra al limite tira Baralla, c'è stato Quadrado, sì. Ma terzino destro, francamente, quella partita lì non capisco proprio il motivo, insomma, tanto più che c'avevi Luciano che giocava centrale, insomma, quindi quello sono stato critico quella volta, però insomma le volte, sai, gli esperimenti riescono, quello mi sembra impossibile, ecco, far giocare a destra, molte volte gli allenatori da esterno basso Belloni fanno un'idea loro, cioè avranno visto, oppure avrà avuto un avversario dall'altra parte che lui con pensava certe caratteristiche pensava di spingere un po' di più, perché forse loro di là erano più, queste sono considerazioni, sì, però io non penso che un allenatore lo faccia per mettere in difficoltà il giocatore, anzi. No, assolutamente. No. Evidentemente pensava di fare una gran mossa. Bravo. L'Olbia domenica è una squadra che era partita bene le prime giornate, adesso si trova invece impelagata in zona salvezza, diventa quindi una sfida delicata. È una partita molto importante, sì. Una partita che ti può dare anche il via. Sì, perché con 3 punti sei al decimo posto, siamo sempre lì, no? E poi mercoledì c'è Siena. Prima c'è Siena, ovviamente. C'è il rastrello che noi abbiamo detto può essere la nuova prospettiva. La ma vedi, anche queste partite qua ti possono dare il input, il derby. Chissà come dal canto ad Arezzo la Coppa Italia non è che la caldeggiò più di tanto che uscimmo subito. No, anche perché loro sono tra coloro che sono sospesi, sono abbastanza su in classifica, quindi dovranno pensare ancora più al campionato, anche se lui dovrà pensare anche alla sua panchina. Penso di qui in avanti. Sì, una squadra curiosa perché ha vinto quasi tutti, ha preso un punto a Renate che non è male per niente, no. E in casa però non riesce a fa un po' fatica. Era curiosa, curiosa. Però io vedi anche il fatto di dire snobbare la Coppa Italia, io non l'accetto queste cose qua. Lo dico snobbare nel senso che lo vediamo. No, dico, ma molti allenatori. Sì, sì. No, io parlo degli allenatori che dicono, cioè, sembrano partite dell'allenamento. A me interessa tutto, io. A parte della possibilità di far giocare anche qualche ragazzino, vedi poi è sempre una partita ufficiale, va rispettata. E poi ti mette in palio un bel vantaggio, sì, anche se sei in alta la classifica, un conto è fare i playoff del girone, un conto è non fare all'inizio. Un'ultima cosa, questa sera non ne abbiamo parlato perché c'è l'assemblea di Orgoglio Amaranto che quindi può scompaginare completamente il quadro. Questa sera Orgoglio Amaranto in assemblea si esprime sul crowdfunding, anche sul cambio dello statuto, vedremo insomma quale sarà la linea che passerà, sarà comunque una linea vincolante, perché se Orgoglio Amaranto dovesse votare no, questo crowdfunding non si fa. Guarda Fabio, questa mi sembra una cosa molto importante, perché io sono da anni che sostengo che qui un centro sportivo è una cosa importantissima per Arezzo, e un centro sportivo lì può venire molto bello, molto importante, quindi questa è una cosa, il fine è importantissimo, io il mezzo
lo conosco poco, però mi hanno spiegato che i soldi dovranno assolutamente essere destinati a al progetto, non possono essere impiegati per altri progetti o per altre cose. E poi se non si arrivasse alla concorrenza dei 500.000 euro o il milione che dovesse essere, chi ha messo soldi riprenderebbe il suo. Quindi, cioè, avresti delle quote rispetto all'impianto, che secondo me è un impianto che può rendere molto, perché se fai il ristorante, poi Agostino, tu l'hai fondato con Beruatto, con Andrea, fai il bar, i settori giovanili, ci circola tanta gente. Ma i primi anni era la miniera, col bar, era la miniera laggiù. Guarda, io gli anni abbiamo fatto la partita lì, che hanno giocato lì dell'Under 15 dell'Arezzo, e devo dire che è stato di un flashback nel passato un po' triste adesso, perché vedi appunto dove era il bar e dove era il ristorante, che tra l'altro aveva subito dei danneggiamenti quando la struttura è stata chiusa, dei vandali, no? Quindi mi ha ricordato i bei tempi, quando veramente c'era un pienone, un giro veramente di bambini, bellissimo. Ma scherzi, questo è bellissimo. E potrebbe essere, veramente la casa, così doveva essere la casa. Ma dobbiamo tirare sui ragazzi, non come quelli che i genitori pagano, no? Perché non tiriamo più fuori un ragazzo. Dobbiamo fare un settore giovanile serio. Ecco, e questo è il futuro, se no smettiamo. Siamo d'accordo con te. Questo, se no facciamo un anno, due. Purtroppo... si è arrivato a un punto in Italia che io lavoro e pago, cioè qui paga l'allenatore, pagano i giocatori, pagano i direttori sportivi, io lavoro e pago, cioè una volta ti lavoravi per essere pagato. Sì. Ora sì, è tutto al contrario. Pagano tutti e non interviene nessuno. Questo è il bello. Bene. Grazie a mister Agostino Cobelli, grazie a Giorgio Cioffini, a presto, a lunedì prossimo.